Buonasera, non c'è una connessione perfetta stasera, quindi non riesco nemmeno a vedere se siete connessi o meno. Vedo anche un po' mossa l'immagine. Però ci tenevo stasera a collegarmi per fare una diretta che non facevo da un po' di tempo, per aggiornarvi su alcuni dati e per ringraziarvi, in realtà la diretta la voglio fare per ringraziarvi per aver rispettato le restrizioni domenica e lunedì, il giorno di Pasqua e Pasquetta. Normalmente questi giorni mi avete visto che mi sono arrabbiato, anche se le immagini delle mie arrabbiature si riferiscono a diversi giorni fa, quando c'erano ancora le persone sulla spiaggia, le persone nei parchi. E ho cercato anche con l'impegno personale, non solo con la presenza delle forze dell'ordine, di convincere quante più persone possibile a restare a casa proprio per interrompere la catena del contagio. Ero molto preoccupato per domenica e lunedì perché era previsto il sole, e sono giorni di festa, sono giorni quelli di Pasqua e di Pasquetta in cui normalmente a Pasqua andiamo sempre a casa di amici, di parenti, lo festeggiamo tutti insieme. E il giorno di Pasquetta è il giorno in cui andiamo a fare la gita fuori porta, si direbbe a Roma. Da noi andiamo in campagna, da amici che hanno la casa in campagna, andiamo sul mare, andiamo a fare i picnic, andiamo sulla spiaggia a mangiare i ricci a Forcatella, è quello che abbiamo sempre fatto. E quindi ero molto preoccupato per eventuali assembramenti, per la riduzione della distanza sociale. E invece io vi volevo ringraziare perché abbiamo dimostrato un straordinario senso di responsabilità. Davvero la città era completamente vuota, le strade erano completamente vuote e questo è merito dei baresi che sono rimasti a casa. Certo, abbiamo chiuso anche d'accordo con gli altri sindaci metropolitani, col presidente della regione, le altre attività economiche, i supermercati, gli ipermercati, i negozi che vendono generi alimentari, anche per dare la possibilità ai dipendenti di quelle attività di potersi riposare, soprattutto per facilitare i controlli, perché la paura era che molta gente con la scusa di uscire per fare la spesa ne avrebbe approfittato per magari passare qualche ora fuori di casa a Pasqua, a Pasquetta. Invece così non è accaduto. I baresi sono stati straordinari e credo che Bari sia stata la città dove maggiormente sono state rispettate le regole. Ieri sono stato intervistato anche da una televisione nazionale che ha apprezzato il comportamento dei baresi rispetto magari al comportamento di altri cittadini in giro per l'Italia che non hanno avuto lo stesso senso di responsabilità che hanno avuto i cittadini della mia città, di cui sono orgoglioso. Senso di responsabilità, attenzione al rispetto delle restrizioni. Abbiamo festeggiato sul balcone la Pasquetta, tante persone si sono affacciate sui balconi e di lì hanno cantato, hanno messo la musica, qualcuno ha pure esagerato a mettere la musica, sono dovuti arrivare i vigili 2 volte per le proteste perché il volume era molto alto, c'erano delle persone che avevano bisogno di riposare, però è stata una bella giornata. Lunedì, anche domenica, ci siamo scambiati le cose che abbiamo cucinato, che abbiamo mangiato in questi 2 giorni. Stando a casa si mangia di più, si ingrassa di più, si beve molto più caffè. Io ho finito di lavorare adesso, mi sono collegato adesso, e questi sono i caffè solo di oggi pomeriggio, le tisane per evitare di mangiare troppo. Questa è la tazza più bella, diciamo, che utilizzo. Questa normalmente la utilizzo per fare colazione, per iniziare bene la giornata. E quindi ci tenevo a collegarvi con voi per ringraziarvi. Tanto è vero che i risultati rispetto alla restrizione che stiamo attuando tutti in questi giorni, i risultati sono positivi. Oggi abbiamo un dato molto basso di contagi. In tutta la Puglia ci sono solo 53 contagi. Tenete conto che sono aumentati anche i tamponi. Quindi, a fronte di un aumento dei tamponi, una riduzione dei contagi vuol dire che c'è stata una restrizione importante. A Bari, gli ultimi dati di oggi, i positivi sono 193 su un totale di 274 persone. Ci sono persone che sono in quarantena fiduciaria, come la famiglia dove sono andato 2 giorni fa. Nino è uscito per fortuna perché adesso è negativo, la famiglia è tutta negativa e però concentrati in casa perché siccome Nino era positivo, loro non possono uscire, devono finire
la quarantena anche loro, anche se sono negative, non può andare nessuno, non può uscire nessuno di loro da casa. E ce ne sono tanti in queste situazioni. Oggi è uscito anche il dipendente dell'AMIU con cui abbiamo parlato qualche giorno fa. Un altro è uscito avantieri, gli altri due stanno aspettando il tampone, speriamo sia negativo, così questa settimana tornano a casa pure loro, si guarisce dal coronavirus. Il problema è che comincio a sentire già da stamattina una sorta di sensazione come di allentamento. Purtroppo non è così, nel senso che adesso supereremo, spero, continuando a rispettare le restrizioni, il periodo dell'emergenza sanitaria, però non è che si sconfiggerà il virus lo sconfiggiamo quando avremo un vaccino, e per il vaccino ci vorranno molti molti mesi, quindi dobbiamo cominciare a entrare nell'ottica che riapriremo le nostre attività, ricominceremo la nostra vita in maniera diversa. Provo a citare il professor Lopalco che oggi ha detto: un'estate con sacrificio, senza movida e senza lidi affollati. Questo ci aspetterà. Avete visto, questi giorni girano delle immagini in cui ci sono, non so, gli ombrelloni con il plexiglass, di ristoranti con il plexiglass che ci dividono. Non lo so se saranno quelle, forse saranno quelle le scene a cui ci dovremmo abituare. Dovremmo mantenere la distanza, sociale, dovremmo stare a più di 1 metro, dovremmo utilizzare dispositivi di protezione individuale, le mascherine, i guanti, mascherine che in realtà non ci sono nemmeno più, le mascherine non ci sono proprio, nel senso che quelle che sono arrivate alla protezione civile giustamente sono state date ai medici che stanno lavorando in ospedale, in particolare nei reparti Covid. Non abbiamo mascherine, quelle che sono state donate al comune le stiamo utilizzando per i dipendenti dell'azienda dei trasporti, l'azienda dei rifiuti, per la polizia locale, anche perché si consumano. Poi le mascherine sono anche diverse, ci sono quelle che ti difendono te stesso dagli altri e quelle che invece servono a difendere gli altri da te, quella chirurgica in particolare. Probabilmente ci obbligheranno tutti a mettere la mascherina chirurgica, a utilizzare i guanti. Dovremo cominciare a pensare a un sistema di prenotazioni quando apriranno i negozi. Ci saranno probabilmente come dire, dei tamponi che saranno fatti a tutti, quindi delle campagne di tamponi, delle campagne di test sierologici come quello che ho fatto io, perché anche io, come diciamo dipendente del comune, avendo contatti insieme a quelli dell'anagrafe, insieme ai dipendenti comunali, insieme alla polizia locale, stiamo insieme ai dipendenti dell'AMBI, stiamo facendo tutti il prelievo del sangue. A me il test è risultato negativo, che però non significa che sono sicuramente negativo. A volte risulta positivo, in quel caso o sei positivo o sei stato positivo, nel senso che sei stato attraversato dal virus. Però ci dovremmo abituare a fare delle campagne di tamponamento. I positivi a casa, quelli sicuramente negativi, possono andare a lavorare. Utilizzeremo forse delle applicazioni, perderemo un po' di privacy e quindi useremo delle applicazioni sul telefono, perché se uno risulta positivo deve essere facile nei 2 o 3 giorni precedenti individuare le persone con cui si sono avuti contatti in modo da metterli in quarantena fiduciaria. Questo ci dobbiamo aspettare, ma sarà lunga, sarà, questa cosa durerà diversi mesi. Sono preoccupato del fatto che già stamattina, il fatto che sono state aperte le librerie, io non le avrei aperte perché non mi sembra un bene, diciamo, un genere alimentare. Ecco, il libro si può anche ordinare, avevamo dato la possibilità di poter fare la consegna a domicilio, a Bari, nel solco del decreto avevamo dato un'interpretazione che si potevano fare le consegne a domicilio, però il governo ha deciso così, nel DPCM ci sono le librerie, però questo credo abbia messo psicologicamente tutti nell'idea di poter riaprire tra poco. Quindi già stamattina ho ricevuto le telefonate dei parrucchieri, di un mio amico che mi ha chiamato e ha detto: allora Antonio, ma noi come possiamo fare, quando possiamo riattivarci? Non sarà facile, anche lì bisognerà entrare probabilmente uno per volta, bisognerà utilizzare, non basteranno al barbiere, al parrucchiere, guanti e mascherina, ci vorrà anche attraverso gli occhi, ci vorrà forse il caschetto di plastica che avete visto a qualche medico o ai dipendenti di qualche supermercato, quelli più a contatto con le persone. Ecco, io volevo solo dirvi che non posso prendervi in giro e dire: non vi preoccupate, dal 4 di maggio torniamo a fare quello che facevamo prima, perché forse non sarà così, anzi sicuramente non sarà così, non sarà facile, mi aspetto quest'estate già. Domenica e lunedì non so come abbiamo fatto, stavano 25 gradi,
un sole pazzesco, un calore incredibile e abbiamo resistito, però non so come si fa a resistere a luglio, ad agosto, a non farsi il bagno se non potremmo fare il bagno o a non fare le manifestazioni, però questo è per ora dobbiamo tararci in questa maniera. Ci sono tante donazioni che continuano ad arrivare. Oggi un altro imprenditore ha fatto una donazione direttamente di buoni alimentari, non di risorse economiche, ma ci ha dato proprio i buoni. Stiamo arrivando nelle casse delle famiglie che ci hanno fatto la domanda. Sapete che tra telefonate e il form che si poteva compilare attraverso il telefono sono arrivate oltre 6.000 domande, 3.000 famiglie sono state già raggiunte o col kit alimentare 2.000, 1.000 direttamente con i buoni. Domani c'è la consegna, credo, tra 500 e 1.000 buoni anche domani, cioè nuclei familiari. Ovviamente li stiamo processando. Siamo partiti da quelli di meno di 6.000 euro, di 3.000 euro di SIE. Adesso arriveremo anche a quelli che avevano un reddito l'anno scorso, ma quest'anno non ce l'hanno più. Se ci sono emergenze, cerchiamo di intervenire, però ovviamente gli assistenti sociali hanno bisogno di processare anche le domande che sono arrivate. So che arrivano anche lamentele sulla mia pagina, mi arrivano direttamente sul telefono, però un attimo solo. Sto in una diretta social e tra l'altro stavo parlando di te. Non so se vuoi andare in diretta e spiegare che è successo. Lo vuoi dire in diretta? Ti metto in viva voce? Lo facciamo. Allora, sto parlando con Pino che ho sentito in questi giorni. Pino, sei tornato? Sì, Uscito? sono uscito oggi pomeriggio e grazie a Dio sto benissimo, Va non ho bene. nessun tipo di problema e niente, è la mia fortuna, non la mia fortuna, devo ringraziare sempre a Dio di come è andata tutta la mia situazione, che in effetti non è che è stata così leggera e nemmeno tanto forte per fortuna, grazie a Dio, però alla fine sono uscito perfetto, pulito e tutto il resto Sono e per contento, Pino. cui. Adesso devi fare che ti hanno detto per capire anche noi quanti No, giorni di allora quarantena fiduciaria si il fanno. protocollo funziona che devi fare 14 giorni di quarantena e dopodiché loro ti devono richiamare per fare una visita, probabilmente per fare un tampone. Però voglio dire, io ne esco pulito e non ho nessun tipo di problema, grazie a Dio, ripeto la stessa cosa di prima. Va E niente, bene. sono uscito Sono per contento, questa Pino. I realtà. medici sono stati bravi, mi dicevi in questi giorni che ci Sì, siamo sentiti. perché chiaramente i medici e gli infermieri sono stati bravissimi, hanno eseguito tutto il protocollo, tutti ci seguivano in continuazione. Quando facevamo qualche richiesta erano disponibili gli infermieri, no, i medici passavano tutte le mattine, anche pomeriggio, qualche volta, però chiaramente ci hanno veramente aiutato tanto, perché dobbiamo dire che il policlinico a livello. È stato veramente, sono veramente capaci di risolvere i problemi. Poi insieme a me in stanza c'è un ispettore di polizia, anche lui, grazie a Dio, lui stava prima di me, oggi ha ottenuto il È uscito? primo tampone Ah, negativo. negativo. Ho sentito i tuoi colleghi, uno è uscito 2 giorni fa, gli altri due stanno aspettando il tampone, non so se l'hanno avuto. Allora, le spiego, sono sindaco. Donato Amoruso ha fatto il tampone oggi, domani avrà l'altra risposta del secondo. Se negativo, esce Magari non anche diciamo lui. il cognome, Pino, che dovremmo rispettare la anche se Donato, diciamo, l'abbiamo intervistato Vabbè, ma il siccome l'hai sentito giorno. tu, visto che l'altra volta. E poi l'altro collega, purtroppo l'hanno trovato con un altro tampone positivo e lo deve ripetere Lo deve sabato. ripetere, Lo va deve bene, speriamo ripetere. bene, però anche Ma lui sta parliamo del bene, è mio, sceso dal reparto. però la cosa che posso dire è che io mi sento tutti i giorni con i miei colleghi, stanno bene perché loro rispetto al policlinico hanno un corridoio che possono camminare. Invece noi al policlinico siamo stati 20 giorni, 19 giorni chiusi in una stanza, mai usciti fuori da questa stanza. E non è facile questa situazione, signor Loro sindaco, sono perché. scesi lì al Miuli dove stanno loro, c'hanno 2 piani, il piano superiore per l'emergenza, per la Però terapia intensiva, camminavano nel corridoio e avanti e giù, indietro, avevano nel reparto che tutti. c'hanno giù, adesso mi hanno detto che hanno la possibilità di muoversi, Infatti, infatti loro stanno nelle stanze vicine e si vedono nel corridoio adesso che è passato. invece il policlinico, caro signor sindaco, una stanza di 5 metri per 2 metri, se mi sa sempre sopra il letto in pratica, non si poteva, mai, non ti potevi affacciare nemmeno fuori alla porta. E questa è la cosa più dura perché poi.
muscoli, tutto, devi, cioè si bloccano completamente. Però grazie a Dio, ripeto, ne siamo usciti bene, Va bene, li per sentirò fortuna. domani, oggi non mi hanno risposto, li sentirò domani e ci sentiamo anche noi nei prossimi giorni, va Va bene? bene, Un proseguo abbraccio a te, gentilmente. virtuale per ora, alla tua Grazie, famiglia, poi resta quell'impegno che abbiamo preso e quando finisce tutto ci andiamo a mangiare la pizza insieme, ci vorrà un poco di tempo, va bene? assolutamente, signor sindaco, la devo ringraziare perché lei è stata una persona che ci ha sempre seguito e questo a noi Va ci fa bene, veramente piacere. è mio Ci fa dovere, Pino. veramente piacere che lei non ha esitato mai a contattarci, a mandarci messaggi. Veramente la devo Va bene, mi ringraziare, sento la coinvolto devo pure ringraziare di cuore, caro signor sindaco, io. Va perché bene, veramente ci ha grazie a seguito voi. tanto. Va Ci bene? sentiamo nei prossimi Beh, giorni. Ciao, un abbraccio alla tua grazie, signor famiglia. Ciao, sindaco. ciao, Buona serata, buon lavoro. ciao, Ciao. ciao. Va bene, un messaggio di speranza vuol dire che dal virus, anche se non ci sono ancora, non c'è il vaccino, non ci sono i medicinali, comunque, diciamo, Pino al virus l'ha fregato, nel senso che è uscito adesso. Ha la necessità di stare in quarantena fiduciaria, è quello che vi ho detto prima. Quando poi diventi negativo e sei stato positivo, comunque devi fare un periodo di quarantena fiduciaria e non puoi uscire di casa. Stavo parlando delle donazioni. Le donazioni sono aumentate, abbiamo superato i 200.000 euro. Stiamo raggiungendo tutte le famiglie. In questi giorni raggiungeremo, in questa settimana completeremo tutte le attività dei generi alimentari. E poi vediamo se ci avanzano dei soldi, se possiamo fare qualcos'altro con quelle risorse per aiutare sempre le persone che sono in difficoltà. Ovviamente faccio un appello agli altri che stanno facendo le domande fatele correttamente e fatele veritiere, perché noi dobbiamo fare i controlli. Domande compilate male o domande che sono state, credo, appositamente compilate male per fregare il comune e la comunità. Ci fanno solo perdere tempo. Allora, se non avete bisogno dei generi alimentari, perché qualcuno non ha bisogno, ha fatto la domanda lo stesso, o qualcuno l'ha fatta due volte la domanda, andiamo a creare soltanto problemi alle persone che hanno bisogno. Fate perdere tempo agli assistenti sociali che devono fare i controlli incrociati. Non ci fate perdere tempo a quelli che devono fare ancora le domande. Chi ce l'ha fatto perdere il tempo, ormai ce l'ha fatto perdere. Le prossime domande, siccome lo sportello è aperto, se fate la domanda, per favore, fatela correttamente ed evitate di farci perdere tempo. Vi devo lasciare anche oggi con una canzone. Ho pensato a una canzone per la ripresa. Vi ho detto che dobbiamo continuare a resistere. Sicuramente fino al 3 maggio non sarà facile perché aumenta la temperatura, anche se oggi si è messo a piovere, quindi molte persone che magari oggi volevano uscire per fare la spesa non sono usciti perché per fortuna si è messo a piovere, non sarà sempre così, la temperatura aumenterà e dobbiamo cominciare a proiettarci al futuro, alle attività che riapriranno, al lavoro che ricomincerà piano piano, dobbiamo organizzarci per la riapertura e dobbiamo cercare di pensare positivamente. So che non è facile, so che tante persone hanno paura di perdere il lavoro. Tante persone che avevano un'attività, uno l'ho incontrato ieri mentre mi intervistavo in una trasmissione televisiva nazionale, si è fermato dietro e mi ha detto: a me non è arrivato ancora il bonus, so che bonus, cassa integrazione ancora purtroppo non sono arrivate dal governo, dall'INPS, spero arrivino in questi giorni, però ci sono tante persone che hanno paura di non riprendersi. Adesso è il momento più difficile, il momento in cui dobbiamo resistere di più, dobbiamo pensare al fatto che dobbiamo combattere, ecco, se devo usare un termine, il termine è quello del combattimento. Mi è venuta in mente una canzone quando pensavo a che cosa mettere oggi. Siccome dobbiamo combattere, dobbiamo pensare di essere sul ring. Mi è venuta in mente una canzone che è dedicata a un grande campione della boxe. Questo campione un giorno disse: i campioni non si fanno nelle palestre, i campioni si fanno con qualcosa che hanno dentro, nel profondo, e che sono un desiderio, un sogno e una visione. Quindi noi non ci riprenderemo solo facendo allenamento, ci riprenderemo se faremo ricorso ai nostri desideri, ai nostri sogni e alle nostre visioni. Ed è per questo motivo che mi è venuta in mente una canzone che parla di Muhammad Ali. Dobbiamo salire sul ring e imparare come Muhammad Ali a schivare e a incassare. Ve la faccio ascoltare subito.